Benvenuti alla 13ª edizione del telegiornale di Argenta. Il 14 settembre a Santa Maria Codifiume, frazione di Argenta, è stata inaugurata la nuova scuola elementare, costruita in collaborazione tra il Comune di Argenta e la società Multiservizi Suelia S.p.A. Il 12 settembre, presso il Centro Culturale Il Mercato, si è tenuta una conferenza sulla georeferenziazione del territorio argentano. Un sistema di questo genere è indispensabile per Argenta, come indispensabile per qualsiasi realtà che voglia fare sistema e voglia promuovere il sistema attraverso la rete. D'altra parte, le tecnologie che andiamo a utilizzare sono le tecnologie di rete più avanzate, quelle che permettono l'interazione intesa come fornire informazioni anche da parte degli utenti finali. Il 12 settembre, presso il Centro Culturale Il Mercato, è stato presentato un nuovo catalogo del Museo Civico di Argenta. Lunedì 15 settembre c'è stata la presentazione degli ultimi aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori della nuova ala dell'ospedale di Argenta. Dall'11 settembre al 5 ottobre, presso il Centro Culturale Il Mercato, è stata allestita la mostra sugli anni 70, intitolata Il decennio lungo del secolo breve. Domenica 14 settembre, presso il Convento dei Cappuccini, si è tenuto l'incontro intitolato La bici è poesia, esperienze dal mondo di turismo lento, con l'intitolazione a Bruno Traversari del nuovo percorso ciclabile Ostellato Argenta. Lui era un giornalista del Carlino, ferrarese, che diciamo è sempre rimasto molto legato alle sue zone d'origine e credo che lui sarebbe stato molto orgoglioso di sapere che il suo nome sarebbe andato a una ciclovia. Il giovedì 11 settembre alle 21.30 in piazza Garibaldi ad Argenta ha tenuto il suo concerto l'ex leader dell'ITFIBA Piero Pelù, riscuotendo un grande successo di pubblico. Il 12 settembre in piazza Garibaldi ad Argenta si è tenuto il gran galà della palestra Aquarium di Argenta. Domenica 14 settembre in piazza Garibaldi ad Argenta si è tenuta la fase finale del concorso nazionale Stella d'Italia. Il 15 settembre alle 21.30 in piazza Garibaldi d'Argenta si è tenuto il concerto dei Mocha Club, riscuotendo un grande successo. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!